Io intervengo perché prima Matteo mi ha chiesto di dare un commento su quello che è stato e distratto. No, anche perché mi hai chiamato in causa tu. Quindi, se puoi tradurre anche per Aradra, perché la domanda, grazie. Ma dicevo, prima Matteo mi chiedeva un commento sulle cose che si sono dette oggi. E io devo farlo in qualità di presidente di un'associazione CCSUI e anche per una curiosità da paziente. Allora, premesso che, e correggetemi se sbaglio, perché davvero se prima eravamo confusi, oggi lo siamo ancora di più con tutte queste notizie, fino ad ora noi sapevamo che i pazienti con compressioni muscolari facevano parte di quella parte non risponde alla PTA, laddove ci potevano essere tante ipotesi sul perché e si è capita per questa compressione muscolare. Oggi addirittura si dice che agendo su questa compressione o nell'uno o nell'altro modo, secondo lo studio del professor Arata, comunque si hanno dei benefici identici a quelli della PTA. Addirittura su vene che non sono neanche stenotiche. Al di là, diciamo, dell'idea che sicuramente ha bisogno di maggiori approfondimenti, perché ci mancherebbe altro, e parlando sempre di una minoranza rispetto poi ai pazienti che dalla PTA hanno dei benefici importanti, in tutta questa condizione, che ruolo hanno quei pazienti che dopo la PTA hanno avuto benefici importanti e che non hanno mai sofferto di compressione muscolare? Questa è la mia domanda. Posso intanto do una risposta io da sempre da associazione ad associazione. Quindi do una risposta io da associazione ad associazione. I percorsi li abbiamo fatti assieme, io, te e l'altra associazione, quindi sappiamo come gira tutto questo fumo. Si parte da certe cose, si va avanti e si scoprono altre cose. Per esempio il professor Zamboni, quando ha parlato della eziologia conseguente alla CCSVI, ha puntato i riflettori fondamentalmente ed essenzialmente su depositi ferrosi, dicendo che i depositi ferrosi venivano attaccati e via dicendo. Nel frattempo un po' questo discorso del ferro sta un po' perdendosi per strada, perché stanno uscendo fuori altre spiegazioni, perfusione, ipoperfusione e via dicendo. Quindi anche qui cosa si vede? Che fermo restando che si sta gestendo un discorso di, in quel caso, venoso, però si sta spostando il tiro su da altre parti. Questo cosa vuol dire? Che quando il professor Zamboni parlava essenzialmente di ferro, stava dicendo delle cose errate, ora le dice giusto, viceversa. No, sono evoluzioni, come dicevo poco fa a Roberto Amadeo, qui non siamo in zona fede, siamo in zona... Andare a vedere che succede. Se c'è una cosa certa, che la medicina è tutto tranne che una scienza esatta, quindi si aggiorna, si va per statistiche e via dicendo. Queste realtà che stanno vedendo organizzate, quelle realtà che stanno vedendo lì a Newport negli Stati Uniti, partono, come dicevo poco io, dalla stessa piazza. La piazza era quella dove c'era la CSVI. Hanno nel frattempo visto altre cose, le persone che non rispondono. Ora, ci sono persone, giustamente come dici tu, che stanno rispondendo allo stesso modo, benissimo. Il problema sono le percentuali. No, al di là della possibile ipotesi, perché voglio dire, sono medici seri, quindi qualcosa di vero ci deve essere. Quello che dobbiamo essere tutti quanti chiari a riguardo. Noi quello che stiamo vedendo è che ci sono diverse cose. Il dottor Arata non è che è arrivato alla disautonomia così,
ci è arrivato dopo aver fatto, credo, 1000. A proposito, nello studio quante persone, quanti pazienti erano inclusi? Ho fatto 1100 PTA. No, dico lo studio di cui che ha presentato, su quanti pazienti è stato fatto? Quello che ha presentato, insomma, sulla questione della compressione. Eh? Della questione sanguigna, dici? Sì. Lo studio che ha presentato, che ha presentato oggi. Quanti elementi? Come non è uno studio? Aspettate, forse ci siamo confusi. Ma non è uno studio solo, perché ha presentato varie cose, quello sulla pressione, poi quello sul sudore, con campioni diversi di persone, in un momento era 131, in un momento 19, c'erano le percentuali, c'era il P-value su quei numeri lì. Qui non è un solo studio, io mi riferisco a quello secondo il quale, agendo sul muscolo dall'uno o dall'altra parte, si hanno comunque gli stessi benefici della PTA. In mano. Sì. Ma il massaggio delle vene? No, il fatto che dilatando le quattro vene insieme, la stimolazione esattamente del sistema, non mi veniva la parola. No, perché... I'm not sure which numbers you're looking for, but I've treated over 2,000 patients in total. The individual studies in the slides were a collection of five different reviews of the procedure and its effect. The largest is 144 patients. Okay. Just one second. Ha detto, io ho trattato più di 2,000 persone. La cosa che ho portato oggi è un insieme di cinque diversi studi di cinque le persone coinvolte in queste, il più grande era di 144 persone. With that study, which will be published should be in a few weeks in Attica Phlebology, the 144 patients, the symptom response was 97%. The HRV response, I believe, was about 67%. Yeah. So, questo studio verrà pubblicato fra poche settimane su una rivista di flebologia. Ha detto che lo studio, quello fatto sulla stimolazione, ha una risposta del 97%, e quello del HRV, cioè dell'ormone che abbiamo discusso, del 67%. Quello sulla stimolazione, quanti pazienti? No. 144. E invece per il discorso dei pazienti che invece, cioè della stragrande maggioranza rispetto alla problematica della compressione muscolare, cioè che ruolo hanno secondo lui rispetto all'ipotesi di questa stimolazione? Non capisco la parola che ruolo hanno. Che ruolo hanno? Aspetti un attimo. Lui non ha trattato la compressione muscolare. Lui non c'entra con la compressione muscolare. No, non l'ha trattata. No. Allora, lui ha dato un'ipotesi. Lui ha dato un'ipotesi, lo ridico, nel senso, ci dovrebbe essere l'ipotesi della stimolazione di oggi, è quella che ha detto che stimolando le vene, creando questo riflesso distensivo, crea, sì, perché mette in moto, attiva le fibre nervose afferenti e mette in moto questa risposta, e ha dato varie cose del sistema immunitario, ne ha spiegate varie, e quindi dà e ha i benefici, anche detto come ad esempio, non so, lo studio del sudore, che non ci eravamo mai sentiti, però lui non, nel senso, non è andato a guardare è più fa meglio della PTA o fa meno della PTA. Lui è andato, sta guardando, è un altro modo di vedere le cose. No, questo l'ho compreso. Beh, io voglio capire che cioè secondo lui i pazienti che invece fanno la PTA e stanno bene,
ma che non hanno mai avuto. Allora, parliamo di PTA, quindi stai parlando di pazienti che fanno la BTA, cioè la balloon angioplastica, per ostruzione, perché il discorso suo fondamentale è che lui non dice che userà non il pallone. I'm trying to probably explain for me and for everybody that you are not going to use different, you will do balloon, you will use balloon also to do this stretching. You are not focused on the obstruction stenosis because you don't think that to treat the stenosis has a big meaning, because this is the point, or not? The treatment involves a balloon, just like you would angioplasty in any other case. Where the balloon is inflated is the valve, which is where most treatment also takes place with angioplasty. It's the same location, same device. The treatment goal is different. So when you have angioplasty, you're trying to remodel the vessel, change its shape, okay? With this procedure, the shape may change, but if the vessel is normal, you still treat it with the balloon. Ok, cioè quello che appunto abbiamo, il discorso è lui, questo trattamento non è diverso, cioè nel senso è comunque angioplastica dilatativa. Quello che cambia è lo scopo della cioè non è trattare, cambiare la, dicevi, la forma della vena, non è andare a rimuovere una stenosi. Questo trattamento, questo di soffiamento, di riempimento, viene fatto anche sulle vene normali. Togliere o non togliere una stenosi o modificare o a lui non interessa. È questo che sì, you are not. You don't care of stenosis. E questo è che lui pubblicherà a breve sulla rivista scientifica, giusto? It is what you are going to publish. Your the TBAM treatment. Dice che creando la compressione all'interno di tutte le vene trattabili si ottiene lo stesso risultato di che abbiamo. Ma le stenosi restano là però. E quindi lui ha dimostrato che se hai una giugulare stenotica e la tratti col palloncino, lui ha visto invece che trattando a prescindere dalla stenosi della giugulare anche le altre vene che sono normali ha ottenuto effetti migliori, perché ha capito che il pallone non va a stimolare tanto la vena ma a distendere i tessuti perivenosi dove c'è il sistema nervoso. Sì, ma in contemporanea lui libera anche sia le vene libere che le vene otturate, giusto? Sì, sì. E quindi chi ci dice che, cioè, perché, scusami, no, allora, qua, aspetta, ti spiego, Celeste. Se abbiamo due giugulari, una stenotica e una no. Lui ha trattato quella stenotica e quella di solito non stenotica non la tratta nessuno. E lui ha ottenuto un risultato X. Poi ha detto, adesso prova comunque a dilatarle tutte e due, a prescindere, io gli cavo un altro pallone sull'altra giugulare con l'obiettivo di distendere, visto che aveva capito che c'era un effetto sul sistema nervoso autonomo, anche quindi l'altra giugulare. Quindi ha capito che l'effetto è ancora maggiore. Tutto qua. E lui dice molto semplicemente che il trattamento globale del sistema venoso del collo gli crea dei miglioramenti di disautonomici molto elevati e che questi miglioramenti non sono legati alla dilatazione della vena. Aggiungo una cosa, sì, che mi ha spiegato nel frattempo, per che appunto io sono in una posizione privilegiata perché ho potuto parlare e quindi farmi spiegare più, certo, approfondire. Cioè, il discorso, nel senso, è come dire, spostarsi di qualche grado e di vedere da un'altra angolazione, semplicemente. Nel senso, lui e il team che è con lui, dopo aver fatto angioplastiche, PTA, quindi voglio dire, essersi posti comunque in un momento, fare questo trattamento, il discorso non è tanto il ripristinare il flusso,
Cioè, quello che dice è che stimolando questi tessuti si riattiva una funzionalità nervosa delle fibre nervose afferenti, cioè quelle che rimettono in moto tutto il sistema immune nervoso e che porta a catena. Quindi è semplicemente, cioè, è il titolo di oggi era della sua contributo era Serendipity. Can I explain? Because this is the method. Serendipity, serendipità, cioè nel senso è un termine, voglio dire, cosa vuol dire? Vuol dire trovare qualcosa, cioè noi stiamo cercando qualche cosa, ne troviamo un'altra. L'esempio classico è, hanno trovato quando la scoperta dell'America, stavano cercando l'India, però hanno trovato l'America. Qui anche, loro, il suo team, stavano facendo angioplastiche, stavano rimuovendo, stavano lavorando sulle ostruzioni. Hanno scoperto un'altra cosa e stanno approfondendo quella. Alla base, dottora Lata, non c'è la stimolazione vagale delle vene? Mentre Raffaella traduce la dottora Rata, per cui poi ci sarà risposta, mi permetto anche di dire che, siccome era stato un incontro a porte chiuse, quando a settembre ci siamo trovati a Montichiari e c'erano Matteo e Raffaella ed era venuto qualche medico, tra i tanti che erano stati invitati, c'era un medico milanese che ha detto una cosa che è molto simile a quella che adesso arriva come una grande novità dagli Stati Uniti. Lui 2 anni fa ha smesso di fare PTA dopo averne fatte 200 rotti, e la sua teoria era più o meno non ci ho capito niente, perché facendole in modi diversi mi trovavo ad avere dei risultati ben diversi da quello che mi aspettavo caso per caso, e generalmente mi sono quasi reso conto che comunque passando all'interno delle vene c'era un effetto positivo. Non è molto distante da quello che loro hanno trovato, non voglio dire casualmente perché è riduttivo, ma che loro hanno trovato negli Stati Uniti. Se n'era già parlato parecchi mesi fa a Montichiari con una persona che aveva ammesso i propri limiti. Adesso intanto lei ha fatto la traduzione e risponderà alla domanda del signor Inizio. The stimulus to the vagus nerve, if it is possible or if it does happen, is indirect. I don't think it's direct stimulation of the vagus nerve. It would be the tissues around the vein. The afferent nerve fibers may communicate with the vagus, and that's how they get back to the hypothalamus, but it's not physical direct stimulus of the vagus. Non è una stimolazione diretta sul sistema nervo vagale, perché arriva indirettamente, dice, è una stimolazione sui tessuti che poi portano sulla fascia cervicale media, sì, che è quella che avvolge la vena. Che ci sono tutte le terminazioni nervose. È da lì che parte il segnale, e questo perché ci siamo arrivati tutti a questo. Ve l'ho detto io, noi ci siamo arrivati chirurgicamente, al che non puoi dire che può essere, puoi immaginarlo, cioè, perché ti posso dimostrare che noi possiamo fare anche un lavoro del genere anche a vene chiuse, cioè giugulari che non esistono, non hanno nessuna portanza, nessun outflow effettivo. Io ho detto oggi una cosa molto importante, che il miglioramento sulla vena c'è, non è un miglioramento immediato, ce l'hai dopo diversi mesi, perché prima devi aspettare che il muscolo si aggiusti, altrimenti quella vena non si apre. Quindi non ho detto che un aggiustamento biomeccanico provoca un aggiustamento vascolare, questo non perché l'ho detto io, ma perché c'è scritto nei libri di fisiopatologia. Ma succederà anche l'inverso, però, che in seguito all'angioplastica il muscolo si rimette a posto. No, il muscolo non si rimette a posto. No, mia cara, no. No, l'angioplastica sul muscolo non ci arriverà mai. Anzi, devo dire, stamattina Antonio Scolari ha detto una cosa molto particolare. Ha detto attenzione, perché su parecchi casi abbiamo trovato una particolare fibrosi della fascia che crediamo sia dovuto all'angioplastica, a un'infiammazione perivenosa, e questo non lo dico solo, non lo diciamo solo noi, anche altri che hanno fatto, perché sanno già bene l'argomento, come se ci fosse una reazione fasciale che di fatto va a aggravare una situazione già preesistente. Questo già esiste, quindi attenzione, non è che l'angioplastica deve creare per forza la fibrosi, esistono due complicanze dell'angioplastica, la trombosi e la fibrosi. La fibrosi non interviene subito, interviene nel tempo, la vena si assottiglia e non si vede più.
ma non è solo la vena che si è collassata, è tutto il sistema attorno, perché la vena da sola a collassarsi non è capace, viene tenuta insieme dalla fascia. Non è che la vena è lì per caso, cioè la vena non decide niente lì, ha solo una sua compliance, ma la sua compliance è dovuta anche a quello che ci sta attorno. La compressione muscolare non è un fenomeno semplice da capire, ecco perché dico non mi fate resecare il collo da chi, a parte. Vabbè, anche perché da un discorso siamo saltati all'improvviso a un altro, ma ovviamente è normale da parte nostra. Sicuramente, che sì, per la sicuramente, prima ma io penso di averlo spiegato. Domande, perché... Sicuramente, ma io credo di oggi aver fatto un ragionamento scientifico, saggio, medico e anche umano. Voglio dire, non siamo tipo indiani che abbiamo scoperto questa, non abbiamo scoperto niente. Abbiamo scoperto un ammalato, okay, che è un paziente che ha una malattia, perché la sclerosi multipla è anche quella. Quindi quello che noi abbiamo scoperto è conseguenza della malattia, non è conseguenza di altre cose. Cioè l'ipertono, tutta questa roba. Chiaro? Perché se lo stesso lo trasmetti alle gambe, quanti pazienti c'hai che hanno le gambe gonfie lo stesso, una gamba, quella che muovono male? Perché hanno un problema muscolare alla gamba, non hanno la pompa, gli gonfia la gamba. È chiaro che esiste un problema venoso, ma se non ti aggiusti il muscolo, il problema venoso te lo scordi a sistemarlo. E qui entra in gioco la priorità o meno delle cose. Entra in gioco la fibrosi perché non è trombosi. E la fibrosi non è la vena che scassi fuori. Allora, quando fai la dilatazione hai uno stupore, si chiama stupore. Tu stiracchi tutto, lì sono fibrille infinite, considera che il collo è il centro di autoregolazione dell'equilibrio dell'uomo. Ok? Non è una cosa semplice, non è stato neppure semplice arrivare alle mie conclusioni, perché prendere la cosa come era stata presa all'inizio, cioè e vascolare e basta, no, è sbagliato, perché una disfunzione muscolare non può mai stare da sola. Ok? Non può mai stare da sola. Non esiste una disfunzione muscolare che non ti crei un problema, una contrattura, qualcosa che si vede. E io vi ho dimostrato oggi che vi ho visto, ho segnato sullo stesso paziente che abbiamo fatto, cioè che apparentemente conosciamo tutti, vi ho fatto vedere un paio di cose che forse a qualcuno gli occhi lì non ce li aveva proprio messi. Tutto qua. Ma io ho parlato di sclerosi multipla perché è da lì che dobbiamo partire. Quella è la malattia. Il resto lo dobbiamo ampiamente poi ricompattare, riformare. Ma tutto parte dalla malattia che ti lancia la pietra e poi nasconde la mano. Ok? One thing that may help to understand the flow blocked versus not going in the jugulars is the shape. So if you look at the jugular vein shape in a normal person, it's round, okay? If the vein is blocked, it also should be round because it's like a balloon, fills up. If you look at Doppler in patient CCSVI, it's flat, collapse. Allora, sta dicendo la forma della vena, quando si guarda la forma di una giugulare, sempre sia che sia una forma rotonda, e anche nella persona in cui c'è un'ostruzione è sempre rotonda, mentre quando so the second part of your introduction was you have this shape when so we heard from the professor that the flow is abnormal in the jugular veins and by venogram it's slow, so you have abnormal flow and it's collapsed, that means c'era vena collassata in caso di anomalo pressione sanguigna. That means the blood flow is not getting into. It's not that it's blocked, it's not going into. There's no inflow. Yes, it's difficult for me to understand this concept of the shape and the, so you are not believing. So what I'm trying to say is if the blood is going through the jugular and hitting an obstruction, yeah, it backs up and distends. But you see that is small. It is collapsed. So it means? The blood is going around. Ah, cioè lui dice, se c'è un'ostruzione, se
c'è un'ostruzione, quindi il flusso va, sbatte contro questa ostruzione, dovrebbe gonfiare, no? Invece non lo fa. Perché? Perché dice che prende, la vena invece è molto piccola ed è collassata. Quindi non è un problema, secondo lui, cioè questo dimostrerebbe che non è un problema semplicemente di ostruzione. But blood flow is not smart, it doesn't think, it goes from high pressure to low. So what that means is that the alternative vessels have lower resistance. Dicendo che non è un problema. No. So the view is autonomic. Okay. So I would see a patient who has autonomic symptoms. It's not I have MS. It's do you have autonomic by symptoms? What is met, then the treatment. And the treatment does not involve a stenosis. So if you still enter, with the balloon, you can find stenosis, of course. Yes. And if you find stenosis? So if a stenosis in, say, the valve area, where the balloon... If it's there in the right place, it's okay. Going to get treated. Yes. Sì, no, beh, avendo fatto la domanda potevi farglielo. No, io volevo semplicemente chiedere se vado da lui, cioè cosa cambia nella procedura sostanzialmente, sì. Di andarsi a visitare da lui, cioè, che lui ha detto quello che fa a livello di intervento. Si cambia proprio l'approccio. Però suo. A livello anche diagnostico, cioè se lui mi aspetta, cioè il Doppler, eccetera, eccetera, no, il tipo di studi che fa lui sono autonomi. Lui parte dalla disautonomia e non da un ICD per trovare la stenosi. È un approccio completamente diverso. Quando poi entra dentro può trovare anche delle stenosi, se le stenosi sono nel posto giusto, cioè dove ci sono le valvole, interviene, se no no, sostanzialmente. Quindi è proprio anche... No, ma il discorso era quello che ha detto prima, cioè lui stamattina ha presentato quelle slide, erano 5 diverse cose, sul sudore, sulla... Lui, cioè nel senso, infatti non abbiamo visto nulla riguardo a un eco Doppler o cose del genere, quindi non è quello il modo in cui va a guardare. Lui, no, lo sto dicendo perché quello che ha detto è che da me arrivano persone con problemi di disautonomia, quindi è lì, cioè io non, quindi in un certo senso non sta associandolo solamente alla... No, però poi entra dentro alla fine, cioè c'è comunque una sovrapposizione, entra comunque dentro col pallone, passa sempre per le vene e può trovare delle stenosi sostanzialmente, cioè tendenzialmente. Sì, può trovarle, ha detto, in quel caso se quelle stenosi sono dove ci sono le valvole, interviene comunque, perché casualmente, però non è il suo scopo principale non è quello di aprire e ripristinare lo stesso sanguigno, ma è di stimolare la risposta simpatica. L'obiettivo non è la stenosi muscolare, è aver trovato un sistema per combattere la disautonomia, che è fatto da un palloramento giugulare che va a stimolare un sistema nervoso autonomo che sta attorno alla vena. Sì. A lui non interessa questa stimolazione, che io sto cercando di capire e di entrare nel vostro pensiero, perché voglio capire, questa stimolazione avviene al momento... cioè, un attimo, quanti secondi dura? Quanti minuti dura un pallonamento? E poi? Non è così semplice, dipende da cioè, quello... Cioè, se le stenosi stanno ancora lì, com'è che... È un reset. È come se nel circuito nervoso ci fosse un colpo di... No, io questo l'ho capito, è quello che non ho capito, com'è che il reflusso poi non ha più importanza. Allora fino adesso abbiamo parlato del nulla. Cioè queste sono affermazioni importantissime che ci possono, cioè I think as far as how the procedure is done, there's a lot of variation from one physician to the next when you have angioplasty. So I don't know that I can say my way of doing TVAM is like somebody else's way of doing angioplasty. Okay. With the TVAM procedure, the balloon is sized bigger than the vein so that the vein is stretched. Okay. And it's a very high pressure balloon, the Atlas balloon. So it's a lot of pressure and it's a lot of distension, dilation.
And the actual effect could be that the nerves are torn, similar to the surgery where they're cut. Okay, we don't know microscopically, but it is a physical process on the tissues around the vein. Bravissima traduzione. Praticamente lui diceva che col suo metodo si va a usare un pallone comunque più grande, per cui la vena viene strecciata, resa vera in tutto il percorso, giusto? Per cui forse lì vede una similitudine col discorso tuo di quando vai a liberare la vena tagliando con un scopo. Da quello che ha la vena, a prescindere dal suo calibro, a prescindere dalla sua patologia. Non ritorniamo di nuovo nello stesso bidone. Definiamo le due cose in maniera netta, perché tale deve restare, altrimenti se pigliamo questa cosa e la rimettiamo in mezzo, combiniamo solo fesserie. Io ho fatto un discorso dritto e una linea molto dritta. Non ho parlato di CCSDA stamattina, ragazzi. Chiaro, quello è un altro argomento. Se poi vogliamo parlare dei rapporti della compressione muscolare CCSDA, diventa un'altra giornata assieme. Stamattina l'obiettivo è farvi capire che non tutto è della malattia, non tutto è della CCSDA, non tutto è della sclerosi multipla, ci sono tanti altri cocci. L'importanza della fascia muscolare. Esatto, io ho fatto capire che l'importanza della biomeccanica su questi pazienti è veramente tanta. Okay, non ho detto che questi risultati sono migliori. Non è che il suo è no, ma un anche... ampio spettro così ampio che allora, davvero ti ci perdi. Allora, la disautonomia per noi è scontata, io non ne ho parlato perché ne parlava lui, altrimenti, ma ne ha parlato la fisiatra che ha detto che la fatica si riduce, si riducono i problemi vescicali. Io l'ho fatto vedere una immagine di disautonomia che era quella mano nera e quella mano bianca. Cioè voglio dire, noi abbiamo ottenuto probabilmente anche di più, perché non è che con la pallonata è giusto un problema biomeccanico, assolutamente no. Con l'intervento aggiusti l'uno e anche l'altro. I due eventi, sia meccanico che disautonomico, non sono esattamente paralleli, cioè uno può spuntare, cioè può migliorare prima o può migliorare dopo. Comunque sia, noi facciamo la neurolisi, cioè che è un discorso che è come se tu dessi una martellata, diciamo, okay? Che quindi io non voglio ficcarmi in mezzo a questa cosa della CCSDA, no. quella lasciamola stare così com'è, perché è già di suo. Ma la sua ipotesi la mette e basta in mezzo. Sì, ma io sto dicendo pure che sarebbe interessante, se qualora fosse possibile, avere uno strumento diagnostico che ci possa dire in quei pochi minuti che cosa succede nel nostro cervello per attivare tutto quello che lui non descrive. Allora noi non abbiamo solo il cervello. I polpi hanno il sistema nervoso più sviluppato nei tentacoli, ragionano non con la testa ma con le zampe. Senso, per dire, a livello cerebrale, perché il nostro problema è quello. Sì, quindi, ma la disautonomia è un funzionamento di un sistema che è in contatto. Certo, vabbè, è in contatto con l'esterno, capito? Cioè, qualsiasi organo è innervato, sia il sistema nervoso autonomo che simpatico. Lui ha dimostrato che stressando le vene con i palloni, e questa è una zona molto importante, te lo spiego, qua abbiamo, se tu ci metti un dito qua, ti cala a 40 la frequenza. Certo. Quindi, perché sull'arteria ce l'hai un centro di regolazione che si chiama glomo e sulla vena no? Ma chi te lo dice che sulla vena non lo devi avere? Guarda che il riempimento venoso è un elemento non solo clinico ma anche diagnostico per i medici, per tutti. Cioè voglio dire che la vena non è fuori dal sistema, è dentro. E sicuramente, a prescindere da tutto, ottenere un miglioramento circolatorio, comunque esso venga provocato, ma può fare solo bene. Vediamo. Possiamo chiedere una domanda al dottor Arata, cosa ne pensa del disallineamento della plante rispetto all'epistrofeo? Yes, he's asking about the filters here, the problem. Una domanda che c'era già online, che forse avevi mandato. Sì, e siccome non riusciamo a agganciarlo, lo stavamo agganciando. Ah, sì. Poi vediamo. Sì, basta. Mi si è addormentato. Anche i denti. Un po' un'assemblea. Mi autotaglio gli omoni. Sì, no, no,
So the question is about the alignment of the atlas, and the therapy for correcting the atlas alignment with either osteopath, nuca therapy, etc. is, first of all, in my mind, do we know that the therapy changes the orientation of the vessel itself if we're thinking this relieves the venous obstruction? And I don't think we know that. However, the therapy is useful. I refer most of my patients for it because they do have symptom relief. The possibilities for that are that the nerve is actually what's being impinged. So with adjustment, you're actually relieving pressure on the nerve, for example, the vagus nerve. The other possibility is with any touch therapy, you are actually going to stimulate oxytocin. Oxytocin is a regulator for the HPA axis, and when you have autonomic dysfunction, you have abnormalities in the HPA axis. Allora, ha detto in sostanza, nel senso, sì, ok, è una cosa che vede questo di preoccuparsi, quindi di andare a fare terapie per il riallineamento dell'atlante e dell'epistrofeo che anche i suoi pazienti fanno, a cui si sottopongono, non si sa, nel senso, sì, fa bene, quello che vede è che ha un effetto, un giovamento sugli ammalati. Quindi può essere che anche questa l'ha detto touch therapy, quindi perché stiamo parlando di una terapia manuale di fisioterapia, no? Per cui questa osteopatia, scusa, ecco, riattivi questa i nervi che producono l'ossitocina, che a sua volta attiva quell'ormone di cui abbiamo parlato prima, che è quello che andiamo a controllare nei problemi di disautonomie. Cioè, quello che ha presentato è proprio tutto un... Forse noi, nel senso, qui, in questa audience qui, io stessa non eravamo, non siamo preparati. È un modo di andare partendo da una persona che ha fatto angioplastiche e si sposta solo a guardare la risposta delle fibre nervose afferenti alla vena. E anche in questo caso dell'epistrofeo l'ha spiegato, perché poi il nervo stimola l'ossitocina, che stimola l'altro ormone, scusate se non riesco a ripeterlo, quello. Perché il nervo vago non ha più quella compressione, sì. Nel caso di tanto disallineato, crea una compressione sul nervo vago. Riallineando con l'epistrofeo, la compressione... Ma lui appunto ha dato, cioè, spesso adesso forse il dice l'iperattività del nervo vago. Esatto, ma forse il dottor Cacciaguerra può aiutarmi, perché io non sono medico, cioè nel senso, la soluzione di un problema, in questo caso fisico, cioè del riallineare, fa cambiare la chimica dei nervi e quindi, vero? Il disallineamento è un problema biomeccanico. Siamo molto lontani da quello che abbiamo detto. Molte volte il disallineamento dell'atlante si ha anche per motivi traumatici, tutto quello che vogliamo, quindi a prescindere dalla sclerosi multipla. Ma è una disfunzione biomeccanica a tutti gli effetti, perché si sposta in avanti. Al di là del nervo vago, no, che io non so, però il tiraggio muscolare lo crea questo. Il dottor Rossi ha riscontrato su 160 pazienti di sclerosi multipla, malati di sclerosi multipla, 160 atlanti disallineati, o a sinistra o a destra. Scusa Massimo, vorrei aprire l'argomento. L'argomento atlante è uno di quegli argomenti che avremmo voluto trattare in questo contesto. La prossima occasione. Era già previsto. Avevamo anche previsto. Ho contattato personalmente il dottor Scott Rosa, che sta facendo degli studi molto interessanti utilizzando la risonanza magnetica seduta, la Pright, e difatti mi ripromettevo che se il dottor Rosa dagli Stati Uniti avesse accettato di venire, avremmo anche contattato il dottor Rosa. Non avendo il dottor Rosa, non essendo potuto venire, abbiamo cancellato, e a questo punto dico bene perché se lo fa. Quindi ci riserviamo in una prossima occasione di prendere anche questo. Allora, a me tocca dare l'ultimo saluto a questo uditorio che è stato così attento. No, last but not least. Sì, sì, no.
Lo capisco, ma qua siamo tutti con un cuore toracico e un cuore pelvico magnifico, per cui non credo che abbiamo tempo. E mangiamo col bacino. No, perché piano piano siamo andati anche su quello che è la mieloradicolopatia spondilosica, per cui insomma abbiamo fatto dei voli, dei voli sindarici, tra un minuto dobbiamo fare cose dell'altro mondo, per cui dico, no, abbiamo detto quali sono i limiti anche della risonanza magnetica, perché a parte i limiti del Doppler, c'è un limite della risonanza magnetica esposto da una pubblicazione di quello che oggi è più forte, che si chiama Filippi, che tutti conoscete, dove dice che il problema della risonanza magnetica non è un problema assoluto perché gioca su tanti parametri. Prego, caro. Professore, mi scusi, per tutta questa discussione io non ho capito, compreso, se lei ha dato un parere personale sulla CCSV. Se lui ha dato un parere. No, io lo voglio come neologo. Sì, ma qual è il mi dica no, qual è secondo la, lei, insomma, questa, un suo parere, la disostruzione. Sì, benissimo. Suo parere. Secondo me tutto ciò che serve a aumentare il flusso ossigenativo al cervello non può che essere benefico. Questo è un fatto che sarebbe retrivo dire, no? Allora, da questo punto di vista, ma è chiaro. Ma poi ricordatevi quello cui accennava il collega Cacciaguerra. Questo collo è una cosa di estrema importanza. Il toccarlo soltanto sui glomi carotidei già in determinati individui presupposti ti dà uno svenimento immediato, va bene? E questo è fondamentale. Per cui voglio dire, questo fascio vascolo-nervoso, questo conflitto vascolo-nervoso al collo, teniamolo estremamente presente, ma non solo per la sclerosi multipla, per il benessere dell'uomo, che poi faccia bene anche sulla sclerosi multipla, è meraviglioso. Signori, è stato molto bello, acceso, e vi ringrazio dell'ascolto attento che avete fatto alla mia modesta persona. Vorrei sapere se ci sono dei soci della...